Benzina sopra i 2 euro al litro, anche al self-service non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Impossibile non notare gli aumenti in queste ore per chi si reca ai distributori. E questo nonostante lo sconto del governo, al momento in vigore fino al prossimo 8 luglio, messo in atto a partire dal 22 marzo scorso per contrastare i rincari. Senza la riduzione, ad oggi, le cifre si attesterebbero già intorno ai 2,30 euro. E non va meglio per il gasolio. Dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina i costi hanno raggiunto picchi record, i mercati internazionali segnano da giorni un saliscendi che si ripercuote sui prezzi praticati sul territorio. La misura varata dall'esecutivo a Como aveva innescato una storica inversione di tendenza con il pendolarismo del pieno al contrario. Da settimane infatti si vedono gli svizzeri oltrepassare il confine per fare rifornimento in Italia e a tutt'oggi molti distributori lariani si potevano notare targhe svizzere in coda. Al momento si lavora, confermano i gestori degli impianti comaschi, ma è necessario pensare a quanto potrà ancora accadere. Il taglio delle accise rischia di non bastare e il timore è di affrontare l'estate con ulteriori aumenti che si abbattono su imprese e famiglie già fortemente provate. Benzinai e associazioni di consumatori tornano a ribadire la necessità non solo di una proroga dello sconto, ma di un intervento strutturale sui prezzi.